Siamo con il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti, come sempre facciamo il sunto delle attività svolte in questi giorni dall'amministrazione, ovviamente non solo dal sindaco ma tutta la sua squadra. Dunque sindaco, in questi giorni su che temi vi siete concentrati nelle vostre attività? Allora oggi, prima di partire su quello che abbiamo fatto, io vorrei un attimo porre l'attenzione su quello che non è stato fatto. Infatti, o meglio, non è stato fatto nella precedente amministrazione. Oggi ci troviamo di fronte ad alcune situazioni molto spiacevoli. Infatti, giovedì scorso è arrivato un pignoramento sui conti del comune di Vieste relativo ad una sentenza emessa, diciamo, relativo a un giudizio intrapreso dal comune negli anni passati, dove il comune di Vieste è stato condannato al pagamento di 170.000 euro e adesso giustamente la società che ha vinto questa sentenza ci ha pignorato i conti correnti. Naturalmente intraprendere giudizio o resistere in giudizio in maniera temeraria è un assoluto demerito da parte delle amministrazioni precedenti, perché espone l'ente a delle gravissime ripercussioni. Infatti questo pignoramento, che diciamo ci è caduto così un attimo all'improvviso, ci ha sottratto delle risorse che avevamo destinato e che volevamo destinare alla manutenzione del paese, e quindi la situazione sarà un po' più difficoltosa riuscire a trovare le risorse per poter procedere nel piano che ci eravamo prefissi. A questo devo unire anche il fatto che sempre la precedente amministrazione sono stati capaci di perdere due finanziamenti per l'adeguamento delle nostre scuole per circa 400.000 euro. Anche in questo caso chi ci ha preceduto non ha adempiuto ai propri obblighi, cioè quello di tenere sempre sotto pressione e quindi di sovraintendere la parte dirigenziale al fine di poter completare gli iter previsti per l'ottenimento dei finanziamenti. Altra nota dolente, e anche questa riguarda il porto turistico, anche qui a seguito dei mancati pagamenti dal 2007 la Regione Puglia ha intrapreso la procedura di procedimento di inizio di revoca della concessione. Sotto questo aspetto ci stiamo interfacciando in maniera positiva comunque con la Regione al fine di poter comunque salvaguardare, stiamo cercando insomma di poter salvare la concessione di Aurora, e stiamo lavorando sia da parte nostra sia da parte del nuovo presidente del porto e dalla Regione Puglia in maniera costruttiva, proprio per evitare questo gravissimo questa gravissima cosa che sarebbe quella della revoca della concessione. Ecco sindaco, dopo queste notizie sicuramente molto amare, c'è qualcosa di positivo? Sì, voglio dire, adesso non è che ci dobbiamo fare abbattere da queste notizie. La nostra, lo sapevamo che avremmo trovato una situazione veramente difficile, e voglio dire, io avrò anche il compito di tirare fuori tutte queste situazioni in modo che i nostri cittadini sappiano come siamo stati governati fino adesso. Però voglio dire, adesso passiamo alla parte propositiva, cioè quello che è stato fatto in questi giorni. Allora, nei giorni scorsi c'è stato un consiglio comunale d'urgenza nel quale abbiamo approvato l'adesione al GAL, al nuovo GAL, che ci permetterà di poter ottenere dei finanziamenti che ricadranno sul nostro territorio. La necessità di creare un nuovo GAL è derivata dal fatto che il nuovo GAL, a differenza del precedente GAL Gargano, avrà un punteggio più alto che gli permetterà di poter ottenere dei finanziamenti che il vecchio GAL non poteva, a cui il vecchio GAL non poteva accedere. Unitamente a questo è stato anche perfezionato l'adesione alla stazione unica appaltante della provincia di Foggia. Questo è un percorso che è iniziato con la risoluzione della vecchia stazione unica appaltante fatta con il comune di Mattinata, e adesso c'è stato il completamento, quindi con l'adesione finalmente alla stazione unica appaltante di Foggia,
e adesso potremo procedere a fare anche gli appalti in tutta trasparenza, in tutta, diciamo, tranquillità. Oltre questo, c'è stato anche in questi giorni, ci sono state la chiusura di due attività commerciali. Ho emanato un'ordinanza nella quale, a seguito di numerosi verbali, abbiamo accertato che alcune attività, queste nello specifico erano due bar, non avevano pagato il suolo pubblico e continuavano comunque ad esercitare la loro attività in maniera, diciamo, un po' sfrontata, cioè fregandosene delle regole. Allora, visto che abbiamo intrapreso un percorso di legalità, mi è sembrato assolutamente corretto procedere alla chiusura per 5 giorni di queste due attività, non solo per dare anche un segnale, perché, diciamo, da ora in poi bisogna iniziare a pensare in quest'ottica, o meglio, bisogna pagare il suolo pubblico e soprattutto bisogna rispettare le regole. Poi, oltre a questo, in questi giorni abbiamo anche, diciamo, chiuso un capitolo che riguarda la raccolta dell'immondizia. Insieme al sindaco di Manfredonia, Riccardi, è stata raggiunta, diciamo, un'intesa sul gestore unico. Il gestore unico sarà l'ASE SPA, cioè la nostra anche attuale ditta che ci fa la raccolta dei rifiuti, e diciamo, l'ASE è stata individuata anche dalla regione come il gestore unico. Che vuol dire il gestore unico? Vuol dire che tutti i comuni che fanno parte dell'ARO, tra cui Vieste, Manfredonia, Zapponeta, Mattinata ed altri, dovranno comunque avere un contratto di servizio con l'ASE di Manfredonia. Questo contratto di servizio sarà perfezionato nei prossimi mesi e verranno apportate delle modifiche rispetto al precedente contratto che aveva sottoscritto l'altra amministrazione, in modo da garantire un servizio più efficiente. Verranno posti degli obiettivi che sono certamente quelli di raggiungere una percentuale di differenziata nettamente superiore a quella che è attuale, anche se in quest'anno abbiamo fatto comunque un passo in avanti, passando dall'11% della raccolta differenziata del 2015 al 22% del 2016. Però c'è ancora molta strada da fare sulla differenziata, e quindi inizierà anche un periodo in cui ci sarà una formazione dei cittadini in ordine a come si fa la differenziata, e poi da parte dell'amministrazione anche un controllo più efficace sul territorio per chi contravvenirà alle norme previste per la raccolta dei rifiuti. Poi, per quanto riguarda, volevo chiarire anche un aspetto che è emerso in questi giorni relativo all'aumento dei buoni della mensa e al trasporto. Diciamo che questo aumento è stato deciso dal commissario Mazzia prima di andare via, ed è stato fatto sulla base di delle fasce di reddito. Quindi c'è stata una diversificazione. Questo è stato inserito nel bilancio, e quindi oggi non è possibile modificare il bilancio. Però ritengo che, voglio dire, sia necessaria una diversificazione diciamo, dei costi in base alla capacità reddituale, perché questo è anche previsto dalla nostra Costituzione. Uno, se ha un reddito maggiore, è giusto che paghi di più rispetto a chi ha un reddito inferiore. Sindaco, grazie e buon lavoro per i prossimi giorni. Buona giornata.